Pericolosi e incapaci di controllarsi, per il GIP i fratelli Gabriele e Marco Bianchi sarebbero dei picchiatori abituali, indifferenti alle conseguenze, anche giudiziarie, delle loro azioni. Non solo si fa strada e secondo il giudice c'è un'evidente astratta compatibilità anche l'ipotesi di omicidio volontario. Saranno i risultati dell'autopsia a poter aggravare l'accusa. I fratelli di Artena del resto avevano collezionato già 8 denunce per rissa, minacce, droga e lesioni. Il loro avvocato Massimiliano Pica, contro la decisione di lasciarli in carcere, sta valutando il ricorso al tribunale del riesame. La procura di Velletri indaga sulle altre persone presenti la sera del pestaggio di Willy e sta valutando altri indagati. Rimane in carcere anche Mario Pincarelli, nonostante si sia detto estraneo al pestaggio, mentre Francesco Belleggia è agli arresti domiciliari ad Artena. Il giudice non ha escluso poi il ricorso di reiterazione del reato, anche solo in base alla modalità e alla gravità del pestaggio. Anche nel corso del loro interrogatorio, infatti, i Bianchi e Pincarelli hanno, scrive il GIP, minimizzato il fatto manifestando una sostanziale indifferenza alle iniziative processuali nei loro confronti. Il sindaco di Colleferro lancia un appello: se ci sono ancora testimoni, si facciano avanti. Domani a Pagliano, nel paese di Willy, saranno celebrati i funerali. I parenti hanno invitato tutti a indossare magliette bianche.